Allora, buonasera. Buonasera a tutti, grazie di aver risposto all'invito del Foligno Calcio. Perché questa serata? Questa serata noi l'abbiamo fatta, il Foligno Calcio ha voluto farla per ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini nella passata stagione. Era un atto doveroso farlo perché l'anno scorso abbiamo aperto con l'azionariato popolare, abbiamo avuto un notevole riscontro da parte di cittadini che hanno sposato il progetto del Foligno Calcio. Quindi noi questa sera volevamo in qualche modo rendergli una testimonianza scritta, consegnandogli un certificato dell'azione che loro hanno acquistato. E con l'occasione questa sera vogliamo anche presentare e partire con la campagna abbonamenti. La campagna abbonamenti che noi quest'anno, sulla quale noi quest'anno puntiamo molto, perché il campionato di Serie D non è i campionati che abbiamo fatto gli anni passati, è un campionato sicuramente molto più impegnativo, dove ci sarà bisogno del sostegno di tutti, ci sarà bisogno della vicinanza di tutti. Non è importante la quantità del sostegno, è importante che ognuno dia quello che può dare, che ognuno partecipi per quello che può partecipare, perché così riusciamo a fare una massa critica. Io adesso passo la parola a chi la passata stagione in qualche modo ha gestito da un punto di vista anche legale tutta l'operazione dell'azionariato popolare, che è il vicepresidente Battisti Lorenzo. Sì. Buonasera, quindi come ha detto il Presidente, a Natale avevamo lanciato questa campagna dell'azionariato popolare, è stato fatto questo aumento di capitale e ci eravamo dati termine fino a fine marzo per portarlo a termine e ci siamo riusciti, quindi abbiamo collocato tutte le quote sostanzialmente sul mercato, per dirlo, quindi le abbiamo offerte alla città e la città ha risposto. Grazie ovviamente all'aiuto anche degli amici del Falco, grazie all'aiuto di Folignalità abbiamo raggiunto questo obiettivo, per cui abbiamo riproposto e riproponiamo per la prossima stagione lo stesso progetto, penso per la medesima cifra, quindi sia i soci che già oggi possiedono la quota, sia coloro che vogliono entrare hanno quindi lo stesso diritto di poter partecipare all'azione e questo gli comporta poi anche delle agevolazioni per quanto riguarda l'abbonamento ed altre facilitazioni. Questa è una cosa che hanno voluto il Consiglio, sostanzialmente una pergamena realizzata, quindi grazie anche al consigliere Stefano Picchietti e l'azienda Legatoria Umbra, e per quanto ovviamente non ha valore legale, però è un valore simbolico, un valore importante che fa toccare con mano la partecipazione alla società. Il progetto dell'azionariato popolare è un progetto che dobbiamo prima di tutto ringraziare la società nella persona del Presidente Guido Tofi, è stato messo a disposizione per allargare la base sociale. Noi abbiamo colto questa opportunità e con l'aiuto importante di tutti gli amici del Falco l'anno scorso siamo riusciti a esprimere due consiglieri nel Consiglio di Amministrazione. L'obiettivo è, prima di tutto, effettuare l'aumento di capitale che dovrebbe permettere di comunque conservare la quota che la società ci ha messo a disposizione. In più, ogni socio si dovrà impegnare a, diciamo, presentare un nuovo socio che possa permettere alla società di allargare, come da previsioni, la base sociale stessa. In tutto questo praticamente gli amici del Falco hanno cercato anche tra coloro che da molto tempo non venivano allo stadio. Ci siamo occupati anche di sponsorizzazioni, ci siamo occupati pure di portare personaggi appassionati di calcio che possono anche nel prossimo futuro dare una mano a questa società,
che secondo noi, secondo gli amici del Falco, secondo la piazza, è arrivata dopo il deserto di 2 anni fa a uno snodo fondamentale. Io vi chiedo, noi lavoreremo fino alla morte per ottenere nuove quote, per far sì che Foligno abbia la società che merita, però vi chiedo a tutti e chiedo alla città uno sforzo, perché questo è l'anno decisivo. La parola a Mariano Giorgetti, che è il responsabile del marketing dell'ufficio calcio. Siamo partiti già con un'idea da subito invece di dare una struttura a questa nuova società, e il progetto sta andando avanti bene, devo dire, bene. Qui con noi abbiamo Marco Mezzenga al tavolo, al quale poi passeremo la parola. Marco e la sua azienda, la Studio For Fold, sono i soggetti che per il Foligno Calcio si occupano del mondo dei social. Considerate che questa settimana ci sono stati 25.000 contatti fatti sulla pagina Facebook che riguardavano la campagna abbonamenti del Foligno Calcio. Tenete conto che in città siamo meno di 60.000, quindi capite che nonostante che qui sembra che non siamo tantissimi, in realtà siamo molto più seguiti di quello che è l'immagine in questo momento noi stiamo vivendo. Probabilmente è una prestata, è un venerdì, ci saranno tanti fattori che hanno portato meno gente alla presenza questa sera. L'azionariato popolare è una di quelle cose che dimostra la volontà di aprire alla città il nostro progetto. L'apertura alla città ha fatto sì che tanti soggetti, tanti imprenditori partecipassero e condividessero questa idea di rinascita del Foligno Calcio a livello cittadino, ma soprattutto con un movimento e con un senso di orgoglio, che è quello che continua a spronarci e a portarci avanti. Da subito non abbiamo voluto lasciare al caso quelli che sono i messaggi che vogliamo mandare, quindi dopo lo scorso anno che aveva come claim, ricorderete forse la campagna dello scorso anno, il falco stellato con il sogno, quest'anno ci siamo confrontati più volte per cercare di trovare un punto di assegnazione, un argomento, un elemento caratterizzante di quella che è stata, di quella che sarà la nuova stagione. E la parola che caratterizza la nuova stagione è una, e è cuore, è quella che avete scritto nel manifesto. Faremo un campionato più importante, un campionato nazionale. Il campionato sarà più lungo, avremo 18-19 partite in casa, quindi non saranno più le 15 dello scorso anno, ci scontreremo con compagini che vengono da fuori regione, la cassa di risonanza sarà maggiore. Quindi la scelta di cuore è una scelta di adesione, identificazione, piena compartecipazione a quella che è la volontà di questa società di fare in modo e in maniera che il progetto si stabilizzi e diventi ogni giorno più strutturato e più consistente. Per la campagna abbonamenti abbiamo ragionato sostanzialmente su un costo partita. Il costo partita va intorno ai 6-7 euro a partita, quindi secondo noi non è un costo proibitivo per vedere un campionato che è un campionato di tipo nazionale. Chiaramente ci sarà la giornata biancazzurra come succede in tutti gli anni, ma quello che ci aspettiamo, anzi no, ci aspettiamo quello che vogliamo, e qui saremo molto incisivi dalla città, è una risposta seria e concreta nella campagna abbonamenti. Stranamente siamo andati meglio il primo anno nella vendita degli abbonamenti che non nel secondo, cioè abbiamo avuto più abbonamenti. Quando siamo ripartiti probabilmente avevamo toccato il fondo e quindi la ripartenza è stata più semplice, la conferma è diventata una situazione meno enfatizzata e forse con meno risposta. Quest'anno invece vorremmo che la risposta fosse molto molto decisa, e quindi abbiamo già ricontattato tutti coloro i quali al progetto Foligno Calcio in questi ultimi 2 anni hanno partecipato, e devo dire che le risposte sono positive. Quindi chi ha sostenuto il progetto, chi lo ha condiviso, è pronto a rinnovare la sua idea, la sua partecipazione. Quest'anno il nostro lavoro sarà molto più professionale nell'ambiente digital, quindi sia all'interno del sito web daremo maggiore visibilità agli sponsor, e questo succederà anche all'interno dei social network. Utilizzeremo soprattutto Facebook ed Instagram, che sono i social più diffusi, che vanno per la maggiore. Cercheremo quest'anno di anzitutto dare una struttura professionale alla pagina, in modo da far rendere che Foligno comunque è una città, sì, che merita diciamo anche un'altra categoria, ok? Quindi anche diciamo l'aspetto professionale sarà molto fondamentale. Inoltre daremo spazio agli sponsor, quindi gli sponsor avranno maggiore visibilità all'interno dei social, e anche daremo maggiore visibilità diciamo ai tifosi. Cioè il mio obiettivo è anche quello di coinvolgere i tifosi tramite contest dove si regalano delle magliette, quindi partecipare come abbiamo fatto oggi un contest fotografico, quindi mettere la faccia al tifoso per coinvolgere diciamo anche altre persone.
Diciamo, questo è il nostro obiettivo. Come ha detto già Mariano, attualmente siamo intorno alle 20-25 mila visualizzazioni alla settimana. Il nostro obiettivo è quello di portarne almeno a 50 mila visualizzazioni per coinvolgere maggiore persone e di conseguenza maggiori sponsor per dargli maggiore visibilità. Sono onorato di stare qui, è un ambiente bellissimo. Speriamo di fare un bel campionato, di fare una bella figura e di coinvolgere ancora più persone, però penso che il ruolo per fare questo non sia solo il nostro, è anche il vostro di coinvolgere i vostri conoscenti, i vostri amici per questo progetto che è il Foligno, che è la nostra città, che amiamo e che si conosca e che faccia una bella figura nel calcio, che è lo sport più bello del mondo, ci teniamo tutti. Quindi coinvolgere un po' tutta la città lo potete fare anche voi. Tutti noi possiamo fare di più, penso, tutti noi che siamo qui. Sinceramente io credo che possiamo fare anche il doppio delle risorse che mettiamo e penso che quando vedremo tutto quell'entusiasmo che ci aspettiamo di vedere, lo faremo anche noi. Dimostreremo una riconoscenza mettendo anche il doppio delle risorse che stiamo mettendo oggi. È bellissimo vedervi qui coinvolti, spero che questo consiglio, questo team non nascono all'interno delle competizioni, ma vorrei che la competizione sia creando una squadra, che è il nostro team, il consiglio, che sia una squadra come la squadra che scende in campo, e la squadra che scende in campo siete anche voi. Anche voi dovete sostenerla. Il sostegno è importante per creare quell'emozione, incitarla, quell'emozione che poi il giocatore con le prestazioni riesce a darci a noi. Il calcio è emozioni, le emozioni non hanno prezzo e penso quello che vi stiamo chiedendo dell'abbonamento è un piccolo contributo che serve tantissimo a generare queste emozioni che sono per la vita importantissime. Grazie. No, l'abbonamento costerà 150 euro, sono 19 partite, c'è una giornata che è biancazzurra, quindi se fate 150 diviso 18 capite che il costo... 150 poi facciamo, sì adesso piano piano. Noi, allora, abbiamo cercato di offrire alla città diversi target, per cui ci saranno abbonamenti di tribuna, abbonamenti di gradinata, ok? Poi in realtà abbiamo lanciato anche un'altra campagna, quindi 150 tribuna, 130 gradinata, per intenderci, esclusa la giornata biancazzurra. Non ce la raccontiamo perché sappiamo già che cos'è. In realtà avevamo fatto un'altra cosa carina, frutto della brillantezza mentale di un nostro consigliere, è ancora aperta l'opportunità. Le prime 50 donne che si presenteranno munite di partner che farà il suo abbonamento, la donna riceverà un abbonamento gratuito. Questo per fare in modo che la compagine femminile aumenti allo stadio. Ma non solo per un discorso di parità di sessi, sarebbe troppo semplice, per un discorso che se questa è la squadra della città, la città è formata da donne e da uomini, quindi il calcio non è... Tra l'altro lo stiamo vedendo in questi giorni, no? Cioè, se avete visto gli indici di ascolto che ci sono nel campionato mondiale femminile di calcio, è una cosa strabiliante, quindi il calcio è un gioco che diverte, che emoziona, che coinvolge tutti e quindi noi abbiamo ritenuto opportuno fare in modo e maniera che le donne siano presenti, coinvolte e coinvolgenti all'interno dello stadio. Stiamo definendo, abbiamo ormai praticamente definito la possibilità che per chi rinnova la quota di avere un piccolo sconto su quello che è la quota abbonamento. Quindi Stefano suggerisce 130 più 95 e 150 più 95, giusto? 2,95 completa, abbiate pazienza, io tutti i numeri non me li ricordo. Sono la sottoscrizione della quota azionaria che, con il benefit dell'abbonamento. Tutte e due. Puoi scegliere di andare sia in tribuna coperta sia in gradinata. L'abbonamento. La campagna abbonamenti, come vi dicevo prima, parla di cuore, ok? Adesso l'abbiamo descritta per sommi capi, in realtà l'intervento che andremo a fare sarà capillare, come ha detto Gabriele. Ci sarà in mezzo la notte rosa, ci saranno anche in mezzo delle opportunità che stiamo valutando di offrire a interlocutori commerciali in città. Cioè agli interlocutori commerciali in città verrà proposta la possibilità, quasi sicuramente, di poter acquistare abbonamenti. Abbonamenti che poi potranno regalare, omaggiare oppure tenere personalmente per venire allo stadio, oppure se lo ritengono logico e opportuno omaggiare i loro clienti dell'abbonamento al Foligno Calcio con il quale venire a vedere la partita. Quindi sarà una campagna che sarà, come dicevo, capillare. Speriamo che la risposta sia ancora più capillare, perché
è necessario, ma non solo in termini economici. Cioè, la necessità, oltre che in termini meramente economici, è che ci sia una ulteriore dimostrazione di identificazione da parte della città in questa squadra di calcio. Quando è scomparsa, è successo il pandemonio e il finimondo, le reazioni sono state forse meno brillanti, perché sembrava che vincere per Foligno fosse scontato, ma in realtà adesso le frasi le diciamo fatte, ma poi in realtà quando ci trovi in mezzo le frasi non sono fatte. Cioè, per il Foligno questi ultimi 2 anni vincere era un obbligo, ma non era una cosa così scontata. Comunque abbiamo dovuto competere, lottare, abbiamo avuto avversari, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vincere non è così scontato. Vincere, anzi, è premiante e deve essere aggregante. Quindi, campagna abbonamenti fatta a tappeto, risposta riteniamo logica, assolutamente capillare.